ascolta dal cielo, il luogo della tua dimora, e perdona, intervieni e rendi a ciascuno secondo la sua condotta. Tu che conosci il cuore di ognuno, tu solo infatti conosci il cuore di tutti i figli degli uomini. Ho voluto dedicare più tempo alla lettura dell'intero capitolo e sono rimasta molto colpita dal numero di volte in cui la parola servo, servi compare. Ho fatto così una breve ricerca, notando che il termine servo, servi ricorre circa 450 volte nella Bibbia e in particolare fa spesso riferimento a ciò che dovremmo essere per il nostro Signore. In particolare nel capitolo 8 di Prima Re possiamo trovarlo 15 volte ed è importante notare che è affiancato alla condizione necessaria per ottenere la risposta alle preghiere e alle suppliche che rivolgiamo a Dio. La preghiera che Salomone rivolge a Dio è ricca di ascolta e perdona e esaudiscilo, esaudiscili. Si percepisce una così grande fede in tutta la preghiera di Salomone e si avverte la certezza che il figlio di Davide ripone nelle promesse del Signore Dio. Anche noi oggi supplichiamo il Padre di esaudire le nostre preghiere. Guarigione, autocontrollo, tolleranza, pace, forza, amore. Quanto però siamo disposti a farci servi in onore del suo nome? Quanto spazio lasciamo all'azione che lo Spirito Santo può compiere in noi? A parole possiamo dire, promettere e dichiarare molte cose, ma in fondo al nostro cuore, cosa c'è realmente? Tu solo infatti conosci il cuore di tutti i figli degli uomini. Il versetto di oggi dice anche «intervieni e rendi a ciascuno secondo la sua condotta». Non posso non provare una stretta al cuore nel leggere queste parole, perché se davvero è così, io sono perduta. Una forte luce però viene subito a far chiarezza in me e nei miei tortuosi pensieri compare il volto di Gesù che mi viene incontro a braccia aperte. Vengo avvolta dal suo perdono e un'indescrivibile gioia penetra fin nel profondo della mia anima. Lode a te, Dio Onnipotente, che hai concesso di guarire il nostro cuore malato attraverso il sacrificio di tuo Figlio Gesù. Ascolta e perdona nel nome suo. Amen.